Vogliamo spiegare come sarà questa riqualificazione del comprensorio di Passo Lanciano Mamma Rosa? Che cosa accadrà? Come verranno utilizzati questi 20 milioni di euro? Sì, allora innanzitutto l'obiettivo primario è quello del collegamento dei sottobacini di Passo Lanciano e Mamma Rosa, che rappresentano la questione nodale per poi poter affrontare ai diversi livelli le altre questioni che chiaramente restano aperte su una stazione turistica, non la definisco semplicemente sciistica, turistica in senso lato, che chiaramente ha dei problemi, ha delle grandi potenzialità, ha dei problemi. Quindi l'aspetto pregnante innanzitutto è partire da quello che potrebbe essere un punto di debolezza, ossia la presenza del parco, come elemento invece di valorizzazione della stessa proposta, quindi creare le condizioni per poter avere uno sviluppo sostenibile, ma al tempo stesso creare moltiplicatore di offerta turistica non solo per la stagione invernale ma anche per la stagione estiva, quindi aprendosi a tutte quelle che sono le attività che si sviluppano, ripeto, non solo d'inverno. Lavori partiranno, dovrebbero partire nell'estate del 2021, quanto dureranno? Allora, i lavori, questa è una previsione che sta facendo la Regione, mi sembra una previsione credibile. Chiaramente abbiamo un quadro autorizzativo che è complesso per le ragioni che vi ho detto, ci troviamo ad operare, a differenza di altri comprensori, pensiamo a Roccaraso, in area totalmente sottoposta al vincolo di Parco Nazionale, in area con numerosi SIC, siti di interesse comunitario. E quindi ci sono diverse procedure che però ritengo che si possano espletare rapidamente, perché fin dall'inizio abbiamo creato una sinergia stretta con l'ente parco e abbiamo con loro un rapporto di implementazione progettuale continuo.